Buonasera, buonasera a tutti cittadini di Via Grande. Stasera do il benvenuto a tutti i viscaloresi, i viagrandesi, do il benvenuto alle forze dell'ordine che come ogni sera sono con noi, svolgono un bel servizio, sempre precisi, sempre puntuali, li ringraziamo per questo. E ringrazio come sempre, io inizio dai ringraziamenti, faccio forse al contrario, saluti e ringraziamenti, ringrazio anche il mio gruppo, senza di loro, come dico sempre, non saremmo qui oggi come nelle altre sere, e ringrazio anche gli organizzatori del meetup del Movimento 5 Stelle. Il meetup è il punto di incontro, è l'incontro che noi facciamo tutte le volte che ci riuniamo, meetup vuol dire proprio incontro. E nei nostri incontri noi in questi mesi, in questi anni abbiamo discusso dei principi del Movimento 5 Stelle e che alla fine ci hanno portato a costituire una lista di candidati, siamo in 13 con me compresa e così ci siamo presentati per il Comune di Via Grande. Dicevo, stasera siamo qui in questa piazza, in questa bellissima piazza, perché noi pensiamo che i comizi non si debbano fare solamente a Piazza Urna, che i cittadini di Via Grande non sono solo quelli che vanno a Piazza Urna, ma ci sono anche gli altri e quindi è bene anche visitare i diversi borghi di Via Grande, portare il nostro pensiero, le nostre idee ed essere più vicini ai residenti delle zone, dei borghi, dei quartieri, come si è soliti qui definirli. E alla mia destra c'è una bellissima, veramente bellissima chiesa, la chiesa di San Biagio, che dà il nome alla piazza e sovrasta proprio con la sua imponenza questa piazza, la rende ancora più bella, ancora più caratteristica. E cosa dire? Che proprio Viscalori è qui che nasce la storia di Via Grande. Io naturalmente voi sapete che non sono viagrandese, per cui in questi anni, a parte averla così vissuta e frequentata, l'ho anche un po' studiata, perché quello che mi ha spinto a venire qui a Via Grande è proprio perché è un paese ricco di cultura, ricco di storia. E io ho letto che la storia di Via Grande, gli inizi di, proprio del paese di Via Grande, è legata ai quartieri di Villa Lori, c'è scritto, non Viscalori, Villa Lori che oggi si chiama Viscalori, e Vilardi, oggi Velardi. Quindi quando si parla di Via Grande si inizia con la storia di Viscalori. E perché dico questo? Perché così come io, è un mio pensiero, la storia di Via Grande sembra nei libri iniziare con Viscalori, noi vorremmo, noi del Movimento 5 Stelle vorremmo che il rinnovamento di Via Grande iniziasse proprio da qui, da questa piazza così bella, ma ahimè anche così trascurata. E non c'è bisogno che io elenchi gli elementi di trascuratezza di questa piazza, perché qualcuno l'ha già fatto prima di noi. È una bellissima piazza, io ci passo tutte le sere perché io abito proprio qui a Viscalori e ci passo molte volte durante il giorno, ma mi rendo conto che potrebbe essere ancora più bella. Di fronte a me io vedo qualche albero, ma non vedo delle fioriere particolari, dei fiori colorati, vedo delle piazze molto vuote, molto scarne. Non c'è qualcosa che accoglie la gente, che ti, a parte il bellissimo e splendido panorama, la chiesa altrettanto bella, non c'è nient'altro che possa invitare la gente a fermarsi, che possa incuriosire. E per cui questa cosa è stata detta e io la ripeto, così come ci sono altri elementi di cui noi potremmo lamentare. Per esempio la strada che porta a San Giovanni la Punta, via Petrone, noi tutti sappiamo che è una strada di passaggio per molta gente e quindi è una strada percorsa e conosciuta da tutti e sappiamo come si riduce durante l'inverno, come quando piove l'acqua scende proprio in maniera torrenziale, si formano, ci sono già delle buche, è una strada tutta rattoppata, è piena di buchi e questi buchi al primo temporale o anche basta una pioggia saltano via e si creano proprio delle vere e proprie voragini e quindi passare da via Petrone è come fare un cameltrofio, sarei dire, proprio
Diventa un percorso di guerra, è pericoloso per uno scooter, per una bicicletta. L'illuminazione è scadente, ci sono alcune traverse dove l'illuminazione è inesistente. Io personalmente abito in una strada senza illuminazione. E noi abbiamo fatto richiesta più volte, tante volte siamo andati nell'amministrazione, da chi amministra attualmente, e ci hanno spesso detto: sì, stiamo provvedendo, ci stiamo pensando, presto avrete la luce, la prossima settimana vi farò sapere. Ebbene, cittadini, sono passati 7 anni da che io abito in quella strada e ancora non c'è una lampadina. E questo mi sembra abbastanza, diciamo, deludente per chi ci abita, per chi ci vive, per chi ha delle aspettative di vivere in questo posto. E quindi sì, ammetterlo non è bello, però il nostro borgo, che è così invidiato, così ambito, in fondo dà un po' un'immagine di abbandono, di trascuratezza, di menefreghismo. Eppure la piazza è un punto di ritrovo. Vedo a volte bambini come li vedo adesso con la bici, vedo molti giovani, alcune volte la sera, vedo delle persone sedute sulla panchina, potremmo accoglierli in maniera ancora più bella, insomma, potrebbero avere qualcosa in più rispetto a quello che noi offriamo, a partire anche dai cestini. Io non vedo molti cestini, le aiuole sono trascuratissime, c'è dell'erbaccia secca, gialla, potrebbero essere invece arricchite con dei bellissimi fiori, e invece non c'è niente, a parte il panorama non c'è niente. E io mi chiedo perché noi dobbiamo assistere a questo spettacolo. Oserei dire a questo scempio, perché veramente il passare del tempo alla fine non fa altro che rovinare ancora di più le bellezze, sia naturali, ma in questo caso artificiali, fatte dall'uomo. E allora, cari cittadini, io dico, per chi ancora non lo sapesse, mi va di ripeterlo, il Movimento 5 Stelle è un movimento fatto dai cittadini, quelli che... La gente che è qui in questa piazza è gente come me, sono cittadini, abitanti di Via Grande, e qualcuno si permette di dire: ma questa gente che non è nata a Via Grande, cosa vuole venirci ad insegnare? Cosa vuole venirci a dire? Noi viviamo qua, noi portiamo idee di sviluppo, di benessere, di miglioramento. Noi le lamentele peggiori le sentiamo dai viagrandesi, noi vorremmo fare di più. Quello di cui parliamo innanzitutto, prima di migliorare il paese, perché per poter fare, io sono convinta e penso anche voi, che prima di un cambiamento delle strutture di quello già preesistente, il primo cambiamento deve avvenire, che è quello culturale, è quello delle idee, del pensiero, delle opinioni, della libertà di pensiero. Questo è il cambiamento che il Movimento 5 Stelle vuole portare nei cittadini. Cari cittadini, perché io parlo di libertà e di libertà soprattutto di espressione, non solo di pensiero e di espressione? Perché abbiamo visto recentemente nelle nostre piazze, le piazze si sono animate molto di più, grazie appunto alle elezioni, e abbiamo visto nei comizi le varie liste che si contendono, tra virgolette, il potere, l'amministrazione di Via Grande. E io ho fatto una sorta di resoconto. Ho visto che ci sono due liste in particolare che si contendono, che lottano. Sembra proprio di assistere ad una guerra, ad una battaglia. Ma la cosa che io di cui rimango maggiormente sbalordita è che queste due liste, che parlano anch'esse di nuovo, di cambiamento, di rinnovamento, sono liste formate per lo più da gente, dai consiglieri dell'amministrazione uscente. Molti di loro sono confluiti, alcuni nella lista del signor Leonardi, nella lista civica Leonardi, altri nella lista San Filippo. E quindi io mi chiedo: ma cosa c'hanno di nuovo? Cosa hanno di nuovo questa gente?
Non solo, ma se dovessero, come loro prevedono, arrivare loro, ma dove sarebbe l'opposizione? È una cosa che noi abbiamo già detto e mi viene quasi di sospettare se tutto questo non fosse già stato stabilito prima a tavolino, perché è sinceramente strano vedere che quelli che escono, ritornano, rimangono, si ripropongono e quindi il cambiamento dove sta? Questo veramente per me rimane un mistero. E quindi loro hanno già fatto, hanno amministrato e i risultati sono qui attorno a noi. Non abbiamo cambiamento, non abbiamo rinnovamento, anzi mi sembra tutto fermo a 20 anni fa. E quindi se guardiamo i loro programmi cosa vediamo? Contenuti zero. A parte, perché io appunto dicevo prima, ho fatto una sintesi, litigano, si dicono cosa hanno fatto, cosa non hanno fatto, cosa si potrebbe fare, cosa avrebbero dovuto fare e sono stati loro stessi a governare precedentemente, quindi dovrebbero forse ritornare sui loro passi. Ma io dico, se guardiamo i loro programmi, dicevo, cosa c'è di contenuto concreto? Sono dei programmi lunari. Sono dei programmi fantascientifici, parlano di costruire campi da tennis. Ma io mi chiedo, ma cosa ce ne facciamo dei campi da tennis quando, come dicevo prima, abbiamo i buchi nelle strade, le chiese inagibili che potrebbero portare il turismo, mancanza d'acqua, non c'è la luce in alcune strade, come dicevo prima, sviluppo economico fermo. Di che cosa stiamo parlando, signori? Dovremmo costruire quando abbiamo delle risorse che vanno sfruttate, che vanno potenziate, che vanno migliorate. Mi sembra molto strano tutto questo. Voi conoscete il penso, molti di voi conoscono il Movimento 5 Stelle. Mi va di dire alcune cose del Movimento 5 Stelle. Voi avete sentito sicuramente dire che è un movimento di protesta, perché nasce, come sappiamo, da Beppe Grillo, il quale andando nelle piazze sicuramente ha portato avanti tutta una serie di proteste. Un tutti a casa è uno dei nostri slogan. Basta, mandiamoli tutti a casa. Ma questo non significa non avere delle proposte e fare solo protesta. Significa che siamo stanchi della vecchia politica. Siamo stanchi della gente che ha governato fino ad oggi. Gente che non ha fatto i nostri interessi. Questa è la protesta che noi portiamo avanti. In cambio, dico in cambio, abbiamo tutta una serie di proposte. Il programma del Movimento 5 Stelle, scopiazzato da tutti, non solo qui a Via Grande, ovunque, in tutti i comuni abbiamo scoperto che i punti dei loro programmi sono stati scopiazzati dal Movimento 5 Stelle, perché troviamo termini e argomenti e contenuti che loro neanche immaginavano esistessero, di cui non hanno mai parlato prima. Che avrebbero potuto fare e non hanno fatto. Quindi noi non siamo un movimento di protesta solamente. Tutti a casa sì, ma siamo un movimento di proposte. E su questo palco i consiglieri candidati al punto all'amministrazione del Movimento 5 Stelle ne hanno elencati tanti, ne hanno dette tante e tanti altri punti ancora potremmo sviluppare. Facciamo degli esempi. Qualcuno di noi ha parlato di mercatini a chilometro zero, ma tanta gente non sa neanche che cosa sono. I mercatini a chilometro zero servirebbero a promuovere i prodotti tipici regionali, l'agricoltura locale, quindi quello che noi produciamo, soprattutto produzioni ecocompatibili, perché noi rispettiamo l'ambiente. Non solo, per ridare anche ossigeno alle piccole e ai medio produttori. Sarebbe un grande vantaggio per garantire anche la salubrità dei prodotti che noi portiamo sulle nostre tavole, per dare risparmio economico alle famiglie. Perché naturalmente, come voi sapete, l'agricoltura delle filiere corte
è un'agricoltura remunerativa che dà benessere non solo a chi produce e vende, ma anche alle famiglie. Nei mercatini agricoli gli agricoltori vendono direttamente i loro prodotti, riguadagnando gran parte del potere contrattuale mortificato dalla grande distribuzione. Brava. Si potrebbe fare realizzare un orto urbano, tutte idee scopiazzate, le troviamo ovunque, ma siamo noi che parliamo di rifare un orto urbano, avviare anche un progetto regionale, quindi fare una collaborazione tra regione e comuni. La collaborazione prevede la realizzazione di orti urbani o in pieno campo o in serra, nelle scuole, nel territorio comunale, e potrebbero anche impegnare le persone anziane o i giovani che non hanno prospettive di futuro. Abbiamo parlato di un marchio DOC più volte per i prodotti tipici del territorio. E quindi cosa fare anche? Sensibilizzare il consumatore finale in questo senso. Dobbiamo acquistare i nostri prodotti locali. Abbiamo parlato di piccoli impianti di fotovoltaico. Abbiamo parlato di ridare vita ad alcuni immobili non utilizzati, sfruttarli per un utilizzo diverso. Perché costruire quando ne abbiamo di immobili da a cui ridare vita? Dove potremmo per esempio fare delle strutture agroturistiche. Abbiamo parlato di espandere il verde urbano, di migliorare alcuni servizi, importantissimo, acqua, luce, manutenzione stradale, trasporti. Abbiamo parlato di trasparenza, di bilancio partecipato. Penso che ormai l'abbiate capito tutti cos'è il bilancio partecipato. Il bilancio partecipato significa che non viene fatto solo al comune, dal ragioniere capo, ma viene fatto da tutti voi, da tutti noi. Noi possiamo partecipare alla stesura del bilancio e capire come vengono spesi i nostri soldi. Noi dobbiamo sapere come vengono spesi i nostri soldi. Abbiamo parlato di giovani, di come ridare loro il potere di decidere il loro futuro, coinvolgendoli nella vita politica del paese, dandogli la possibilità di credere in qualcosa. Perché oggi la crisi che c'è non è solo una crisi economica, innanzitutto è una crisi di valori, è una crisi di ideali. I giovani, ma anche noi meno giovani, non ci identifichiamo più nella classe politica che ha governato negli ultimi 50 anni. Insomma, noi del Movimento 5 Stelle, per concludere, non siamo un movimento appunto solo di protesta, ma anche di proposta. Ed è un movimento che vuole spiegare ai cittadini che è arrivato il momento di avere coraggio, di cambiare e voltare pagina. Oggi abbiamo la possibilità di scegliere e lo possiamo fare. Con questo io concludo per il momento il mio intervento. Visto che un altro dei nostri motti è uno vale uno, io chiamo qui qualcuno dei consiglieri del Movimento 5 Stelle a parlare e a dirvi qualcosa. Andrea Lofaro. Buonasera, buonasera. Signori, siamo in presenza di una rivoluzione culturale pacifica. Siamo in presenza di una rivoluzione culturale pacifica. Sottolineo pacifiche perché noi crediamo assolutamente alle istituzioni, noi vogliamo, ci presentiamo in maniera democratica e vogliamo dare credito alle nostre istituzioni, valorizzarle, togliere la sporcizia, ma è una rivoluzione culturale. Molti di voi non sanno bene il Movimento 5 Stelle cos'è, perché abbiamo visto, siamo attaccati continuamente dai media, però quello che dobbiamo far capire oggi, anche con l'occasione di queste elezioni, è che è veramente un'occasione di cambiare idea, di rivoluzionare dal basso. Tu puoi scegliere di dare il tuo contributo a cambiare la tua politica, il tuo paese, le tue istituzioni, il futuro per i tuoi figli. Quindi noi chiediamo in voi un contributo per partecipare al nostro progetto. Come?
Assolutamente partecipando, la nostra sede è aperta a tutti, ognuno vale uno come dice Patrizia, ma non è un motto per attrarre persone, oppure siamo una setta di visionari. È vero così, l'ultima persona che arriva viene trattata come la persona di più esperienza, può dare il voto, può esprimere la sua opinione, non viene mai criticata. Quindi veramente siamo in presenza di una rivoluzione culturale e io vi invito a partecipare, a dare, esprimere anche il vostro voto per aiutare questo modo di pensare, questo movimento ad andare avanti. In questo periodo molti di voi hanno ricevuto dagli organi di stampa, dagli organi di informazioni, tante notizie sul Movimento 5 Stelle. A nostro avviso sono tutte sbagliate, man mano imparerete a conoscerci, state conoscendo. E perché? Non sappiamo il perché, non lo sappiamo, perché noi stiamo rompendo il sistema, un sistema autoreferenziale, un sistema che per anni vi hanno e ci hanno costretti a scegliere il male minore, il male minore. Adesso c'è la possibilità di cambiare, c'è una nuova identità, il Movimento 5 Stelle. Questa ordine di formazione che ad esempio il giornale a noi ci costano 80 milioni di euro l'anno. 80 milioni di euro l'anno noi paghiamo i giornali, i vostri soldi, 80 milioni di euro, non dico bugie perché sono dati che sono sul sito del governo, ognuno di voi può controllare. Finanziamo giornali, Corriere Canadese, 1.200.000 euro. Chi legge il Corriere Canadese? Nessuno. Che interessi hanno questi politici e questi organi di stampa affinché il Movimento 5 Stelle vada avanti? Nessuno, nessuno. Allora noi vi invitiamo a partecipare in maniera propositiva a questo movimento e darci il vostro contributo con il voto. Anche qui a Via Grande, in una situazione classica italiana, si stava formando un sistema bipartitico dove c'erano due identità che facevano finta, che fanno finta di essere uno contro l'altro, diceva Patrizia, ma in realtà hanno fatto anche qui un rimpasto di governo. E anche qui siamo presenti noi, come abbiamo fatto in Parlamento, a rompere il sistema. E voi avete l'occasione di rompere il sistema. Io quello che vi voglio dire, vedete, anche altre cose, per esempio per i finanziamenti, molti hanno detto i finanziamenti, vogliamo cambiare, il Movimento 5 Stelle è un movimento chiuso, non vuole parlare, non è vero, noi non siamo così, siamo persone come voi, persone normali e vogliamo restituire normalità alla nostra vita, per i nostri figli e per il nostro futuro e basta. Ci hanno completamente attaccato, di continuo ci attaccano. Avete visto? Cioè, 7 anni per cambiare la legge elettorale. 7 anni. E adesso sono dati altri 180 giorni per pensarci. Altri 180 giorni per pensarci. Non la cambieranno mai. I finanziamenti dei partiti, è il nostro slogan, noi abbiamo annunciato a 42 milioni di euro le scorse elezioni. Adesso, dopo che si sono presi i soldi contro il referendum, adesso ha abbozzato una legge dove il 2 per 1000 della vostra dichiarazione dei redditi andrà a finire a finanziare lo stesso partiti. Non cambieranno mai, non cambieranno mai. Quindi vi dico, domenica, quando voi sarete soli nella vostra cabina elettorale, abbiate uno scatto di orgoglio, uno scatto di orgoglio. E date il peso a quella matita per votare il Movimento 5 Stelle e votare Patrizia Pantellaro sindaco. Grazie. Bravo, bravissimo Andrea. Michele Barbagallo. Eccolo qua. Buonasera a tutti, sono Michele Barbagallo, sono nato a Via Grande e sono stato sempre uno spettatore di questo paese. Questa volta ho deciso di scendere in campo. Scusate se leggo. State togliendo ai vostri figli il piacere di credere ad un movimento, perché ora sono costretti a dare il voto alla vecchia demagogia politica del nuovismo. Le periferie sono sempre considerate come il sud di ogni paese, praticamente abbandonati. Ma le periferie dovrebbero essere servite in modo più incisivo.
appunto perché lontane dal centro commerciale e dai servizi offerti ai cittadini. Non c'è mezzo di comunicazione e collegamento tra periferie e centro. Oggi magari, e questo l'ha detto ieri Mario, qua non passa neanche l'autobus. Oggi magari per voi non potrebbe rappresentare un problema, ma per i vostri figli solo per poter andare in biblioteca comunale siete costretti ad accompagnarli in macchina. Quando si pianifica la lottizzazione di un territorio così vasto e decentrato, si devono considerare le nascenti esigenze dei cittadini che verranno ad abitare nelle zone decentrate, quindi trasporti in ambito comunale, approvvigionamenti idrici adeguati, cura del verde pubblico che è stato ceduto dai costruttori al comune nella misura del 20% e che il comune non riesce a curare, sempre perché non si è capaci di una programmazione seria e competente. Grazie. Bravo Michele, bravo. Grazie Michele. Chiamo a parlare Pasquale, ve lo presento, eccolo qua. Ciao Pasquale! Buonasera, siamo un po' di più dell'altra volta. Bravo Pasquale, bravo! Allora, che dobbiamo dire? Siamo stati sempre attaccati, molto attaccati, soprattutto negli ultimi giorni, però noi siamo, penso, un po' diversi, non ci mettiamo a quel livello. Gli attacchi personali, gli attacchi alla lista. Vedete, questi si stanno ammazzando, giusto? Se ne stanno dicendo di tutti i colori, ma secondo voi perché? Perché non hanno altri contenuti, non sanno che devono dire. Non riescono a fare una campagna elettorale sui programmi, sugli obiettivi, perché non ne hanno. Intanto, vabbè, qui siamo un po' pochini, ma venerdì quando saremo di più vi ringrazieremo per il teatrino di basso livello che ci stanno dando. Coltellate, fango. Bravo Pasquale! Bravo! E mi dispiace che questa campagna da una parte stia finendo, perché altri 15 giorni si sarebbero massacrati completamente a vicenda, perché quando vai a muovere l'acqua sporca il fango vi viene sopra e loro di fango ne stanno tirando fuori parecchio, veramente parecchio. Ora noi penso che siamo un po' diversi, inutile fare attacchi personali. Io sono stato attaccato personalmente l'altro giorno per due cose. Uno, si ipotizza che vorrei venire qua a comandare. Mia moglie sta ancora ridendo da tre giorni. E poi perché sono di Messina. Come se le idee avessero un colore o una città. Le idee sono buone o sono cattive. Non sono di via grandiosa. Quindi mi è stato detto di non, che non c'entro niente, non sono del paese, di non partecipare. La partecipazione. La partecipazione che è una parola che ora hanno loro nei loro programmi. Però vedete, il fatto stesso che mi dicono a me di non partecipare perché non sono di qua fa perdere tutto il senso alla parola stessa. È una parola che loro mettono nei loro discorsi, ma non ci credono neanche loro. Io penso di dare qualcosa per quello che posso dare con le mie idee, giuste o sbagliate che siano, criticabili e non. E quindi ci metto del mio, ci metto la mia faccia. Ora, mi piacerebbe parlare dei nostri programmi e non di quanto è bello uno, quanto è tinto un altro. I nostri programmi che si fondano su tre cose fondamentalmente. Sul bene pubblico, sul benessere sociale, sullo sviluppo economico. Mi piacerebbe fare un giro in mezzo a voi e chiedervi che cosa vi resta dei loro programmi. Che cosa vi ricordate dei loro programmi? Niente. Vero, signore con la giacca verde? Lei se lo ricorda un programma di Leonardi? O un programma di San Filippo? Non ve lo ricordate? Perché non ne hanno parlato? Perché non ne hanno? No, non sto parlando con lei. È dietro. Quindi, signori, in che senso con chi sto parlando? Domenica quando andrete là a mettere quella X
E pensateci un po' su, perché veramente siamo all'anno zero. Potete dare una svolta, un momento di cambiamento. Mi si accusa che parlo alla piazza in maniera arrogante. L'arroganza non fa, non è nel mio bagaglio culturale. Comunque, al di là di come vadano queste elezioni, io faccio un augurio a tutti, a tutte le liste, che vinca il migliore, perché noi abbiamo già vinto, noi siamo qua sopra a dire la nostra, questa è la nostra vittoria. Bravo, Pasquale. E da lunedì, quando ci sarà la nuova giunta, ricordatevi una cosa, noi comunque saremo là, nelle vostre assemblee comunali, quando farete l'approvazione, soprattutto per il piano regolatore, che è questo che vi preme di più. Quindi ci vediamo lunedì al comune. Buona serata a tutti. Chiamo a parlare Mario Lanzafame. Buonasera a tutti. Certo, essere qui questa sera mi dovrebbe mettere un po' di emozione. Io in questa piazza ci sono cresciuto, ho conosciuto mia moglie, dov'è? Giocando, alla fine poi ci siamo sposati. Allora, questa sera io innanzitutto volevo dare una risposta a una delle liste che in questa campagna elettorale ne ha sparate un po' troppe, e questa lista in particolar modo che mi ha, devo dire, un po' deluso, perché la persona in particolar modo la conosco personalmente e ha attaccato in maniera indiscriminata i giovani sono il nostro futuro. Non si può dire che un giovane non vale nulla. Assolutamente non si può dare colpa ai giovani. Noi come Movimento 5 Stelle, nei nostri vari incontri e meetup, ci siamo sempre, ogni qualvolta abbiamo parlato dei giovani, ci siamo promessi di lasciare spazio ai giovani, Vorrei parlare adesso di un argomento che ovviamente tocca un po' tutti, anche se probabilmente non ce ne accorgiamo molto, che è uno dei primi punti del nostro programma elettorale: l'ambiente e il territorio. Noi non consideriamo molto l'ambiente, perché ci pensiamo poco a quello che ci sta attorno. Nel primo comizio che ho fatto a Via Grande domenica 2, se non ricordo male, sabato 1, scusate, io ho accennato che viaggiando per lavoro, per turismo, la cosa particolare che ho sempre notato, soprattutto nelle nazioni del Nord Europa, che tutte le case e tutti gli ambienti pubblici erano provvisti di pannelli solari. Io mi sono chiesto e ho fatto una domanda alla cittadinanza di Via Grande: ma come mai Via Grande non ha un pannello solare? Gli edifici pubblici non sono provvisti di pannelli solari. Come mai Via Grande non è stata in grado di chiedere un finanziamento all'Europa che prevede questi tipi di finanziamento, appunto per le energie rinnovabili? Non abbiamo avuto risposta. Qualcuno ha detto che ci stavano pensando. Noi ci penseremo, perché l'energia rinnovabile è il futuro della nostra vita. L'energia rinnovabile sarà il nostro futuro. Un'altra cosa che ovviamente già accennato il mio amico Andrea sono i trasporti. Noi siamo costretti, per qualsiasi spostamento, a prendere la macchina, perché non abbiamo un servizio urbano e un servizio pubblico efficiente. Io personalmente sono andato al comune senza avere un supporto degno, perché Viscalori, signori viscaloresi,
signori di Viscalori, Viscalori è stata abbandonata dai servizi pubblici, è stata letteralmente abbandonata. Noi genitori stiamo facendo sacrifici enormi per accompagnare i nostri figli a scuola, e qui di Viscalori ne vedo poca gente. Non vi state rendendo conto cosa sta succedendo? Gli stipendi non vengono detratti alla regione, gli amministratori che sono all'ast vengono messi da politici, e quindi un esposto non si può andare a fare. Questa è la condizione in cui viviamo. Per amicizia e posizione politica non si riesce ad ottenere un proprio diritto, e cioè il diritto di avere un servizio pubblico che a Diagante è scomparso. Un altro argomento che, questo l'ho accennato ieri, era la raccolta differenziata. Ieri nel comizio sempre di San Filippo ho scoperto che è stata avviata una gara per l'isola ecologica. Cioè, ma io vi chiedo, noi iniziamo una raccolta differenziata e dopo facciamo l'isola ecologica? Ma voi vi rendete conto? Ma qual è il beneficio per i cittadini? Ieri hanno anche detto che abbiamo risparmiato 15.000 euro. Io personalmente spero di essere al comune, così ve ne darò conto, ma anche se non riuscirò ad entrare nel comune come eletto, io andrò a vedere questi 15.000 euro che sono stati risparmiati, perché non è così. Senza un'isola ecologica, mischiando l'immondizia dietro il Monte Serra, visto che ancora la raccolta differenziata non è partita al 100%, io voglio capire come si sono risparmiati questi soldi, come si sono risparmiati questi soldi. E di questo ne parleremo, come diceva l'amico Pasquale, dopo le elezioni. Mi auguro che tutti voi, presenti e chi è in ascolto, non diate il voto alle persone solo per una promessa. Date il voto per il vostro futuro, ma soprattutto per il futuro dei vostri figli. Perché se lo sono mangiato il futuro dei vostri figli e dei miei figli. Grazie, grazie. Bravo Mario! C'è qualcun altro che vuole avvicinare e dire qualcosa? No. Allora, cari cittadini, a questo punto io faccio le mie conclusioni e ripeto, sempre in questi giorni analizzato il risultato dei comizi a cui abbiamo assistito, e io di una cosa sono convinta. Alla fine del balletto ci piace pensare che in qualunque modo andrà, il Movimento 5 Stelle ha già vinto, il Movimento 5 Stelle a Via Grande ha vinto, e lo dimostra la gente che è qui in questa piazza e la gente che ci ascolta dietro le finestre, anche a quella mi rivolgo. Abbiamo vinto già una battaglia. In molti comuni ci sono già dei nostri consiglieri eletti. Poiché ho tanti, non importa, l'importante è iniziare. E quello sarà il sassolino che farà inceppare il meccanismo della vecchia politica. Quello a noi importa, iniziare. La strada, lo sappiamo che è lunga e difficile. 50 anni di malgoverno non li possiamo cambiare dall'oggi al domani. 50 anni di modo di pensare non si possono cambiare in un giorno. Ma di una cosa siamo certi, che il futuro è nostro. Iniziamo e lo possiamo cambiare. Quello non ce lo può togliere nessuno. Arrivederci a tutti, vi ringrazio per la vostra presenza e ci vediamo nei prossimi giorni. Grazie. Abbiamo vinto.